Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Encodia, un gioco fatto da Nicola Piovesan, dei Chaosmonger Studio, uscito da pochissimo, fine gennaio 2021. Costa su Steam il prezzo pieno è 24,99, scontato, sconto dell'uscita 19,99. Ecco, questa è un'avventura grafica. E come ho visto in una recensione lo definivo un atto d'amore verso il genere dei punta e clicca, e devo dire che è veramente, veramente così. Mi sono chiesto tempo fa perché non ne uscissero più di valide, ecco, questo può essere un ottimo rilancio per il genere. È un indie, è in italiano, sottotitolato quantomeno, ambientato nell'universo, diciamo, cyberpunk, possiamo dirlo, un po' futuristico, di una città che si chiama Nuova Berlino. I punti forti di questi giochi sono generalmente gli enigmi che ci troviamo ad affrontare, ma soprattutto la storia. E la storia di questa Encodia sembra essere davvero interessante. Il gioco si dipanerà per circa 8-10-11 ore e ci saranno due modalità di gioco. Vabbè, questo è il disclaimer solito dove si dice che qualsiasi cosa, riferimento fatto è puramente casuale. Si può giocare in due modalità, facile o difficile. Sostanzialmente non ci sono dei suggerimenti, quindi in modalità facile avremo la possibilità, premendo la barra spaziatrice, di mostrare tutti gli oggetti con cui possiamo interagire. E in caso dovessimo rimanere bloccati, potremmo chiedere al nostro amico robot, perché noi saremo una bambina e un robot, li controlleremo tutti e due. Potremmo chiedere dei suggerimenti per risolvere, diciamo, i vari enigmi. Non so neanch'io come iniziarlo, perché questo sarà un video breve, sarà un video che non mostrerà granché. Ma lo facciamo facile, in modo da mostrare tutto. Vedremo solo l'inizio. Poi, ovviamente, questo è un gioco che io giocherò a difficile, per godermelo di più. Però, ecco, siamo nella Neo Berlino 2062, una megalopoli oscura gestita da multinazionali politici corrotti. Questa è Tina, un'orfana di 9 anni, ha fatto la sua strada che. Sopravvivere rovistando in giro, ridando vita a ciò che era stato buttato. Vedete? Questi sono i due amici, il robot e Tina. Il suo unico amico è SAM53, il grosso robot che le è stato assegnato alla nascita. Cioè, già qui capite che è una storia comunque dove il commuoversi è sempre dietro l'angolo, insomma. E per certi tratti, Tina mi ricorda anche un pochino Masha di Masha e Orso, non so perché, però mi ricorda quello. Comunque, un sogno dimenticato li condurrà in un viaggio incredibile. Scopriremo qualcosa, insomma, che stravolgerà il mondo. Musiche bellissime, niente da dire. Siamo al 2 dicembre del 2062. Graficamente è molto carino, questo l'avevo già visto, un po' in shader, insomma. Meteo di oggi prevede massimo di 7 gradi centigradi e cielo nuvoloso. Con zero possibilità, anche 73% di possibilità di pioggia per stasera. Vuoi ascoltare le ultime notizie? Avremo sullo stile delle vecchie avventure grafiche la possibilità di interagire in vari modi con gli oggetti che avevano l'inventario. Ho stampato la lista delle cose da fare oggi. Ecco, un'altra cosa importante, le cose da fare. Vabbè, dobbiamo procurarci olio per SAM53, quindi per lui, un nuovo paio di calzini e cibo per te. Ecco, dicevo, la cosa nuova, nuova. Nuova ma non troppo, le cose da fare vengono segnate. Vedete che premendo il tasto spazio, possiamo evidenziare, vedete qua c'è una chiave inglese e quindi ci clicchiamo sopra e possiamo prenderla. Questa
Questo stile di fatto così mi ricorda anche Hollywood Monster. Io ne ho giocate veramente tante di avventure grafiche. Le più belle che mi sono piaciute, vabbè, Deponia. Mi sono piaciuti tantissimo. Ho giocato poco i Monkey Island, dico la verità. Mi è piaciuto Day of the Tentacle. Mi è piaciuto tanto, tantissimo Gabriel Knight. Allora, abbiamo la possibilità, premendo il tasto I, oppure la rotella del mouse, aprire l'inventario, dove possiamo andare, vedete, a vedere le cose da fare, lista delle attività da fare. Abbiamo niente, poi in alto vedete che c'è il punto esclamativo e ci fa comparire in italiano, al contrario di quanto abbiamo visto qui che era in inglese, le cose da fare. Qua abbiamo il tasto, vabbè, il tasto opzioni dove possiamo salvare la partita. In basso abbiamo la mappa perché ci potremo spostare in vari luoghi, come tipico di queste avventure grafiche. Qua dicevo c'è l'inventario dove abbiamo la foto di mamma, possiamo guardarla. È morta 3 anni fa per overdose di cyberspazio. Si parla anche di cyberspazio, capiremo poi con l'avventura che cos'è. Possiamo dare un'occhiata alla chiave inglese, possiamo cliccare per utilizzarla, quindi potremo andare a scegliere dove utilizzarla. Possiamo parlare con lui. In questo caso, vedete, questo è l'aiuto che ci viene incontro per aver scelto la difficoltà facile. Ho 9 anni come te, dovresti saperlo. Eh sì, ci è stata assegnata la nascita. Tra il 1962 e il 1953 il mio nome è l'anno in cui sono stato prodotto, ok? Ti sono stato assegnato dalla nascita come parte di un programma di incentivi statali che, lo so, ricordo le tue ninne nanne, volevo solo essere sicura. Quello che poi potremmo andare a fare nel corso dell'avventura è, diciamo, parlare con vari personaggi, avere scelte multiple e approfondire quelli che sono il background, quelle che sono le storie di questo mondo. Un mucchio di cose. Ok, vedete che posso andare a evidenziare, evidenzio anche questo, che è molto bello perché non diventa sbrilluccicante lo schermo. Nonostante ci sia questo aiuto inserito, sono abbastanza. Comunque, bisogna fare balalöccia anche in questo caso. Altra possibilità, col tasto Tab. Possiamo, o cliccando qua in alto, possiamo cambiare il nostro robottino. Quindi possiamo vedere le cose. Lui ha altri. Non ha la lente di ingrandimento, ma il telescopio, insomma. Quindi. E possiamo, vedete, parlare. Molto bella questa cosa, molto carina il fatto che ci sia la cornetta. Perfetto, torniamo a controllare lei. E poi ci possiamo muovere, vedete, cliccando o doppio clic si va a correre. Ci muoviamo sul tetto, col doppio clic si arriva direttamente fuori dalla zona. Possiamo dare un'occhiata al serbatoio. Cioè, vedete che comunque io adesso uso lo spazio e capisco dove devo cliccare, ma in realtà. Aspetta, voglio vedere se lo prende lui, che icona esce. Ok, la mano del robot. Abbiamo preso un tubo arrugginito e anche l'inventario cambia, vedete qua diventa un zaino, qua diventa una scatola, l'inventario ovviamente è in comune. Possiamo andare anche a combinarle tra di loro. Vediamo se c'è altro con cui. È veramente molto molto figo perché se ve lo giocate difficile dovete proprio guardare intorno. Qui abbiamo Ecco, vediamo che icona esce con il robottino e sì, sempre la cornetta. Parliamo. Vedete? Possiamo scegliere. Sono al sicuro a parlare con qualcuno che si nasconde nell'ombra? Ti sembra un poco di buono, in realtà sono un ragazzo molto dolce. Quando non insegno o non mi nascondo nell'ombra, passo il tempo a coccolare Pallino, un simpatico animaletto robot che ho costruito dipinto come Jensen. Gene Simmons. Va bene, penso di potermi fidare di te. Se cliccate, poi mandate avanti il dialogo. Scusa, devo andare. Non voglio approfondirvi nulla perché assolutamente questo è un gioco che se amate le avventure grafiche dovete giocare, quindi io non voglio assolutamente. Adesso facciamo una prova. Adesso prendiamo l'antenna che mettiamo, via. Volevo prendere il robottino e lo mando a parlare con lui. Un Sam, vedete che reagisce anche con chi stiamo parlando. Sei piuttosto usurato per avere 8-9 anni. Quindi
Questo perché ho vissuto per strada. Che peccato, almeno a Venice c'è una stagna. Sembra che tu conosca il mio modello. Di notte insegno robotica all'università di Neo Berlino. Questo lei non l'aveva detto. Che ne abbiamo scoperto anche questa cosa. Ok, qua stiamo parlando con lui. Però non ci dice oltre, non ci dice altro. Ok, lui non parla con i robot. Riprendiamo lei, andiamo avanti. Andiamo a Neo Berlino. Possiamo andare all'incrocio, al rifugio, al quartiere storico. Ah, siamo già qui, ovviamente siamo sul tetto. Andiamo all'incrocio. Dobbiamo... Ah, mi ha trovato un lasciato sotto il cuscino, ma non c'è. Deve essere qui da qualche parte, meglio cercarlo. Ok, vedete che ci stanno eliminando tutte le destinazioni perché... dobbiamo cercare questo biglietto che avevamo lasciato sotto il cuscino, ma abbiamo perso. Qua c'è un quadro elettrico, possiamo tirare, smacchinare con qualcosa. Vediamo, provo a tirare. Poi alcune cose non riusciremo a farle, come in questo caso. Mi serve una chiave. Allora, provo a vediamo se riusciamo a farlo con lei. La chiave. No, 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 no. Prendi la chiave, utilizza. Non funziona. Giunto di tubo. Vediamo se possiamo. Vediamo se lo fa lui. Ah no, negativo. Allora, pezzo di antenna. Se noi lo combiniamo con questa. No. Vediamo se cosa dice lei. Scelta sbagliata. No, ok. Niente. Questo. Me la fai usare l'antenna lì? Nah. Va bene, allora andiamo su e cerchiamo questo biglietto che avevamo lasciato sotto il cuscino. Qua non abbiamo altre interazioni, quindi continuiamo e andiamo al rifugio e vediamo se troviamo questo biglietto. Di là si può andare? No. Faccio una domanda al robot e gli dico che cosa possiamo fare. Sono bloccata. Vuoi un suggerimento? Ma per favore cerca di non chiederne troppi. Calcolare le probabilità di un suggerimento stressa il mio processore. Devo andare... Ok. Mi serve aiuto per andare avanti. Dov'è il biglietto? Ok, vedete qua ce lo dice. Penso che dovresti guardare dentro ogni buco intorno al nostro rifugio. Ma fai attenzione, a volte gli anfratti si nascondono creature orribili. Credo sia più sicuro cercare una trappola per catturarli prima. Ad esempio, combinando un'esca con un contenitore. Ok, ok, sembra più complesso di quello che è. Qua abbiamo un generatore, diamo un'occhiata al generatore. Ovviamente qua non... Io non voglio spogliare nulla perché comunque in questi giochi io sono molto tardo. Quindi non sono bravo e quindi sono molto scarso. Abbiamo un barattolo vuoto, però mi serve un'esca. Quindi adesso io qua... Credo che non ci sia nulla. Dobbiamo capire dove è finito il... Ok, questo è il rifugio e noi dormiamo qua. E siamo d'accordo. Ora, eccolo lì, buco sul muro. Guarda all'interno. Un buco profondo, sembra che ci sia qualcosa lì dentro. Allora, provo ad andarci dentro con l'antenna. Vediamo se riusciamo... non col tubo, con l'antenna. Vediamo. Allora, agiamo. Qualcosa mi ha mosso. Ok. Ok. Allora, abbiamo un problema di fondo. Dobbiamo fare una trappola, quindi trovare qualcosa di cibo, da mettere nel barattolo e creare una trappola per far uscire l'animaletto che c'è lì. Niente, andiamo di sotto in strada e vediamo se qua troviamo qualcosa. Spazzatura, vediamo un po'. Sì, qua c'è del cibo. Lo prendo. Del sushi macio e un floppy rotto. Ok. Allora, prendiamo il sushi macio, lo combiniamo con questo. E abbiamo fatto una trappola. Ok. Vedete, ci ha dato suggerimento. Poi... No, chiedo scusa, dobbiamo prendere la scala.
Poi di giochi, comunque, non è, secondo me, un settore morto questo, perché ne stanno uscendo, barra ne sono usciti di interessantissimi, Quindi, però, ecco, capisco anche che possa essere dedicato ai soli appassionati di questo genere. Però il fatto comunque di godersi una storia, colpi di scena, è figo. Abbiamo preso, che cos'è che era? Ho intrappolato uno scarafaggio, va bene. Intanto noi mettiamo la mano dentro e prendiamoci questo biglietto. Evviva, Neo Berlin Flybus, perfetto, sblocchiamo anche l'obiettivo. Va bene, allora a questo punto prendiamo la mappa e possiamo muoverci e quindi andiamo magari a vedere il quartiere storico, perché no? Vediamo le location iniziali. Si parla comunque di un centinaio di location, mi pare, quindi di cose ce ne sono. C'è un elettricista con cui possiamo... Beh, vediamo un attimo. Quello cosa sta facendo? Tossico cibernetico. Il cyberspazio, credo sia. Scusi, ma se io usassi l'antenna. Ok, no. Non fa un grande uso dell'ironia. Che ci fai lassù? Mi sto godendo la vista dalla porta di Brandeburgo. Erano tutti dei giganti nell'antichità? Sì, erano tutti alti 6 metri, ora lasciami in pace, sono occupato. Ok, citazione ai terrapiattisti, ai giganti. Sono Blixi, un elettricista statale, sto riparando gli schermi di questo lampione. Così posso mostrare la propaganda di Ronf. Spero ti paghino bene. Pensavo che la manutenzione della città fosse compito dei robot. Di solito sì, ma non se si tratta di elettricità. I robot possono andare fuori di testa se vengono fulminati. Perfetto, quindi è meglio fare affidamento sugli umani per questo tipo di lavori. Capisco. Niente, ora vado, perfetto. C'è anche il robottino di Star Wars che sta passando, ma non è interagibile. Possiamo interagire con cosa qua? Beh, c'è il tossico. Spero poi si approfondirà anche il discorso dei cyberspazio, che credo sia legato anche a quel tossico lì. Viaggiano in un mondo deprimente simile a Neo Berlino, ma solo con più luci lampeggianti. Ah, ok. Tavola calda. Vediamo se qua possiamo mangiare, perché uno dei nostri obiettivi è quello di trovare un biglietto, trovare del cibo, trovare una toppa per il telo del rifugio, trovare l'olio robotico per Sam e trovare un paio di calzini. Poi ovviamente la storia andrà avanti. Abbiamo del nastro, perfetto. E dovremmo aver trovato qualcosa per coprire. No. Trova cibo, trova una toppa. No, avanzi. Oh, avanzi, vediamo un po'. Non è rimasto più niente. Vabbè, andiamo avanti. Guarda anche il manifesto. Performance di Maisie. Ok, andiamo avanti. Cos'è che c'è qui? Palco cilindrico. Guardalo. Ma mi domando a questo punto. La tavola calda, ma non c'è nessuno dentro. Mannaggia. Qui c'è qualcosa? No? Non c'è niente, è tutta automatica, robotizzata, no? Boh, non so. Vediamo se si può andare avanti. Ok, vicolo della tavola calda, vediamo un po'. Avranno buttato via qualcosa. Pozzanghera elettrificata. Non credo sia sicuro camminarci sopra. Sarà legato anche a quell'elettricista lì. Comunque, io non voglio usare altri suggerimenti perché non ha senso. Non è, secondo me è un delitto. Già che si paga comunque un gioco, non si ha sicuramente fretta di finirlo. Anche perché io posso. Negozio abbandonato. Porta automatica non si apre. Quadro elettrico. Sicuramente dovremmo fargli cadere qualcosa, qualche chiave da. Sembra che gli manca qualcosa. Ok, niente. Andiamo a vedere l'incrocio. C'è un altro tossico cibernetico. Vedete, qua c'è un bastone. Bastone interessante perché magari corri verso il bastone. Ok, prendilo. Ok, questo è molto interessante perché secondo me. No, bello il fatto che comunque non sia così evidente l'evidenziatore, diciamo, di oggetti. Negozio di ramen, magari mi darà qualcosa da mangiare? Salve. Cosa vuoi, ragazzina? Non vedi che sono impegnato? Hai del cibo gratis o degli avanzi da darmi? Ti
Ti sembra la mensa dei poveri, servo solo clienti che pagano, ma non ho crediti. Torno quando non avrai un po' un privilegio gustare i miei piatti deliziosi. Ok, questo è classico. Davvero una cucina molto raffinata, peccato non poterla provare, proviamo a impietosirlo. È davvero un peccato, un arma così ricca e pungente, oh sì. La dimostrazione del tuo genio culinario. Infatti, sarei così felice di avere anche un piccolo assaggio. Oh, va bene, ecco qua ragazzina, prendi questo pesce marinato bavarese. Ma ce l'abbiamo fatta, per sfinimento l'abbiamo preso. Mi ha dato del pesce, è di ieri, ma non dovrebbe farti male, grazie. Ok, quindi non abbiamo trovato cibo commestibile, comunque, perché non me lo dà. Non me lo dà. Vabbè, comunque, con questo bastone possiamo combinarlo con qualcosa? Potrebbe funzionare, e abbiamo fatto questa cosa, che è diventato un bastone lungo. Al bastone lungo possiamo fissare tipo questo? No. Questo più questo non va bene. Niente, niente da fare. Vabbè, voglio fare una cosa, un'ultima cosa prima di chiudere. Voglio vedere se riesco a interagire con il... con l'elettricista alla porta di Brandeburgo. Vediamo se questo bastone... Sì, pare di sì perché si sta avvicinando. Poi vedete che ha quelle chiavi che... Ok, abbiamo preso delle chiavi. Sì, quello non ci dava l'indizio, ce le abbiamo proprio viste. Dovevamo proprio avere noi spirito di osservazione e andare a prenderle. Allora, cosa sono queste chiavi però? Aprono qualcosa che ha a che fare con l'elettricità. Se io le uso sul quadro elettrico, credo che no. Però, secondo me, andando qui al rifugio, mi farà partire dal basso e probabilmente potrò usare le chiavi lì. Mi sa di sì. Perfetto. Quadro elettrico, esamina. Ok. Abbiamo preso un fusibile. Credo sia un... sì, è un fusibile. Perfetto. Quindi a questo punto magari possiamo andare... quartiere storico e andare avanti nel vicolo della tavola calda. Ricorda anche un po' Ritorno al futuro, un po' questo negozio deserto, insomma. Ok, quindi qua con cosa si può interagire? Non posso mettere in piedi in quella pozzanghera e rimanere fulminata. Niente, qua dovremo capire, vedete, c'è il cavo, va dritto in quella pozzanghera. Se lo spostassi con qualcosa tipo il bastone lungo, no, questo no, no. Fusibile, no, 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 no. Niente, sarà da capire. Beh, però, ragazzi, questo è l'inizio di Encodia. Credo sia un delitto proseguire anche solo oltre quello che abbiamo già visto, perché abbiamo già risolto i primi due enigmi del gioco, anche se in realtà abbiamo fatto solo una cosa. Di cose da trovare ce ne sono, poi la storia andrà avanti, si sbloccheranno le location. 8 ore, 10 ore, 11 ore, quello che è, sono tante per un gioco del genere. Bella storia da quello che ho visto, poi ovviamente me la voglio godere con calma, però sicuramente è un gioco ben fatto. Il fatto che ci sia questa orfana qui in compagnia di questo robot mi fa già simpatia nei confronti del robottone. Intanto fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se lo acquisterete, se l'avete già adocchiato o se l'avete scoperto ora grazie a questo video. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.